Della provincia, signor direttore marittimo della Liguria, signor sindaco del comune di Imperia, autorità civili, militari e religiose tutte, rappresentanze ANMI e delle associazioni combattentistiche d'arma, gentili ospiti, è difficile trattenere per me la forte emozione di questi attimi che condensano 22 mesi intensi di comando nel combattimento marittimo di Imperia. Grazie immensamente per essere intervenuti qui oggi così numerosi in questa bella giornata a testimoniare ancora una volta la vostra intima vicinanza alla Capitaneria di Porto e ne testimonia ancora una volta più il radicamento nel tessuto sociale dell'imperiese. Ho cercato di perseguire in linea con l'eredità preziosa ricevuta il contatto diretto non solo con gli amministratori della cosa pubblica ma anche e soprattutto con gli utenti diretti del mare, cercando di assicurare in ogni momento una concreta disponibilità verso la risoluzione delle numerose e non facili problematiche che mi venivano prospettate. Ricordo sin da subito le sinergie messe in campo all'inizio del mio comando con l'amministrazione comunale, l'Imperia e la società concessionaria del porto per risolvere in sicurezza il problema della strada di accesso del porto turistico, che ha poi dato il via al completamento dei nuovi locali dei mezzi nautici dei porti dello Stato e alla conseguente approvazione della pianificazione di security portuale. La completata restituzione alla cittadinanza di tutto il piazzale di Calata Anselmi è una realtà. Il recupero dei parcheggi interrati in uno con la revisione dei confini del porto turistico costituiscono un obiettivo importante per restituire definitiva completezza a questo importante scalo diportistico. Non posso peraltro non ricordare le ore trascorse in sala operativa durante gli eventi occorsi a cavallo dei mesi di settembre e ottobre del 2018. Dapprima l'inquinamento derivante dal sinistro al largo di Capo Corso, fronteggiato sin da subito da un imponente assetto italo-francese, al monitoraggio e al contenimento dei cui effetti hanno contribuito senza risparmio tutte le unità navali della Guardia Costiera di Imperia e Sanremo e il rimorchiatore Ugo Casa. Quella notte della mareggiata del 29 ottobre, le cui avvisaglie erano già state intuite qualche giorno prima con lo spostamento di unità e il rafforzamento degli ormeggi, in cui le comunicazioni si intersecavano frenetiche, ho potuto constatare tangibilmente quanto la comunità portuale si sia compattata in un unico agire. Ormeggiatori, piloti, pescatori, marittimi, tutti insieme al personale della Capitaneria di Porto per fronteggiare decine di casi di rotture di ormeggi delle unità, che fortunatamente non hanno avuto conseguenze tragiche. La diga foranea del porto di Oneglia è l'emblema di quella notte, ma ritornerà presto al suo originario assetto. Proprio Oneglia, coltivando la sua multivocazionalità, ha visto nel 2018 una moderata ripresa dei traffici dopo il tramonto definitivo dell'agroalimentare. Possiede banchine pubbliche con fondali sufficienti ad intercettare in totale sicurezza nuovi flussi di traffico. I recenti rilievi speditivi condotti nel canale di accesso al porto incoraggiano la necessità di completare quanto prima i circa 200 metri di profilo di banchina a levante dell'avamporto, che aggiungendosi ai quelli esistenti potrebbero conferire visione organica alla possibilità di sviluppare concretamente le vie del mare non solo dal punto di vista turistico. In questo assetto la Capitaneria di Porto saprà assicurare quel ruolo di garante assoluto degli usi civili del mare in seno ad una equilibrata rivisitazione del piano regolatore portuale che non può più essere differita. Ho potuto percepire in questo periodo una forte esigenza del territorio di proiettarsi definitivamente senza timore con iniziative di vario tipo verso il mare aperto, che qui assume un valore simbolico fondamentale per essere il vero cuore del santuario dei cetacei. Mi piace ricordare le numerose iniziative di divulgazione ambientale che la Guardia Costiera di Imperia ha tenuto soprattutto presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, portate avanti insieme alla dottoressa Airoldi dell'Istituto Tetis nell'ambito dell'iniziativa cetacei Fai Attenzione, che ha acceso definitivamente la luce su un'opportunità importante per lo sviluppo turistico di questo lembo di litorale da coltivare però con estrema cura. Non meno importanti l'iniziativa SOS Sicurezza e Sostenibilità curata con l'Associazione Informare, attraverso la quale è stato stilato un vademecum molto intuitivo per la sicurezza delle immersioni in mare e la sostenibilità ambientale, che verrà distribuito capillarmente presso gli stabilimenti e i circoli nautici della zona. Cambiare il modo di guardare le cose è possibile,
ma uno sviluppo che non sia sostenibile e in sicurezza non ha senso. Il rientro ad Imperia dopo 4 anni di assenza di una motovedetta ogni tempo Charlie Papa 882 nel giugno 2018, completamente ammodernata nella strumentazione tecnica, costituisce un ulteriore valore aggiunto per la sicurezza e salvaguardia della vita umana in mare in questo tratto di costa. All'amico Giuseppe Semeraro, che ha condiviso questi intensi giorni di passaggio di consegne, lascio queste importanti sensazioni, ma soprattutto una meravigliosa squadra di uomini e di donne, certo che procederai deciso verso le crescenti sfide che ti attendono. Sono giunto quindi al termine di questo mio percorso nel Ponente Ligure. Dopo il servizio di prima nomina qui ad Imperia, il comando ad Alassio, ritorno dopo Trieste nel nord-est d'Italia, a Venezia, quale caposervizio polizia marittima e contenzioso. E sono grato per questo al comandante generale del Porto delle Capitanerie, l'ammiraglio Pettorino, per avermi dato questa importante opportunità. Porterò però per sempre Imperia nel cuore, perché è qui che mi sono formato agli inizi come ufficiale del corpo. Qui manterrò legami molto forti con la mia famiglia. Desidero quindi ringraziare sentitamente l'ammiraglio comandante generale e l'ammiraglio Carlone, che mi hanno sempre sostenuto in ogni frangente, anche quelli più difficili. Ringrazio il prefetto Intini e il prefetto Tizzano, il procuratore Dari e il procuratore aggiunto Pradella, i colleghi delle forze dell'ordine e delle forze armate tutte che mi hanno onorato del loro incondizionato sostegno oltre che della loro preziosa amicizia, le eccellenze reverendissime Borghetti e Suete e il clero della diocesi, i sindaci di Imperia, Scaiola e Capacci e i sindaci dei comuni del litorale tutto, i dirigenti e i funzionari delle amministrazioni con cui ci siamo ogni giorno confrontati concretamente sulle pratiche da risolvere, le associazioni dei marinai d'Italia, le associazioni d'arma oggi intervenute con le quali abbiamo convissuto e condiviso i nostri valori comuni. Tutti gli operatori portuali, i sodalizi nautici e le associazioni balneari di categoria. I colleghi e amici delle capitanerie della Liguria, oggi presenti per l'aiuto e i preziosi suggerimenti. Gli amici e i colleghi di una volta, gli altri su colleghi, perché quello che siamo noi lo dobbiamo al sacrificio e alla dedizione di chi ha operato nel passato. Un pensiero sentito rivolgo ai miei comandanti in seconda, Burlando e Peluso, che senza soluzione di continuità mi hanno sorretto con tutte le loro forze. E infine ai miei uomini e donne dei 7 uffici marittimi della provincia, vi ringrazio con tutto me stesso e vi porterò per sempre nella mente e nel mio cuore, ad uno, per aver condiviso con me giornate di difficile e intenso lavoro, ma di grandi soddisfazioni, riuscendo comunque a stemperare sempre le tensioni in momenti di fraterna vicinanza. A tutta la mia famiglia, a Cristina e a Matteo, rivolgo un abbraccio fortissimo, chiedendo scusa per il tempo che a loro non ho dedicato. Viva la Capitaneria di Porto d'Imperia, viva la Guardia Costiera, viva la Marina, viva l'Italia!